Infatti anche attraverso i live tu ti sei fatto conoscere molto, diciamo così. Te invece passando, tu adesso hai menzionato sia il discorso social che il discorso televisione, quindi va da sé che ci devi dire qualcosa un po' di questa esperienza con Fabio Fazio, anche un po' tutto il packaging, insomma proprio quello che proponi all'interno di questo contenitore, seguitissimo oltretutto. Guarda, io prima di Sanremo ho fatto dei video in cui praticamente mi andavo a reinterpretare dei capolavori della musica italiana. In quel caso facevo del disco. Capolavori della musica italiana, in quel caso erano tutte canzoni che avevano partecipato al Festival di Sanremo. Ed erano delle pillole di 1 minuto in cui cantavo questi brani, strofa, ritornello, così. E Fazio e gli autori di Che Tempo Che Fa li hanno notati dopo Sanremo e mi hanno chiesto di farli in chiusura di puntata ogni domenica e in diretta. E quindi da un paio di mesi è iniziata questa avventura che ora terminerà con la fine del programma, poi non so se continuerà in futuro, però è stata. Sin da ora posso dire che è stata un'esperienza meravigliosa perché mi ha aiutato, oltre a riscoprire dei capolavori della musica italiana che avevo dimenticato, a riscoprire anche la bellezza proprio di questo paese, perché andandomene in giro, perché in questi collegamenti sono sempre in luoghi diversi. Domenica scorsa ero a Venezia, sono stato a Firenze, Roma, Bari, Taranto, Milano. In posti splendidi e questo mi ha fatto riflettere anche su quanta bellezza abbiamo intorno in questo paese e la consapevolezza di tale bellezza probabilmente ci aiuterebbe anche a tutelarla un po' di più. Una bella, diciamo, proposta anche questa per il futuro, chissà, magari all'interno di qualche nuovo lavoro. Io sono aperto a collaborazioni. Bene, questa è un'altra esclusiva per No, Fabio. nel senso che a un certo punto della mia vita ho deciso proprio di aprirmi. Prima ero molto più. Avevo una sorta di corazza intorno e le mie cose anche le ascoltavano in pochi. Poi a un certo punto ho capito che il senso poi della musica è proprio l'incontro e allora ho aperto le braccia. Sono arrivate tante cose belle, quindi continuerò a E farlo. quindi va bene, quindi non hai chiuso una porta per aprire un portone oppure c'è qualcosa No, che ho ti aperto solo piace il di quella dimensione lì? portone. No, ho chiuso porte. Non lo so, se penso al percorso lo vedo proprio come un cammino in cui c'è una costante crescita proprio umana. Non ho chiuso porte, ho semplicemente continuato a camminare e questo mi ha portato poi ad incontrare tanta gente. Quindi camminare come cammini qua, questa è la copertina di E forse sono pazzo, tra l'altro c'è un negozio di dischi, un Sì, lì antichissimo negozio di dischi qua è a Orvieto in e avevo promesso a dei ragazzi di Orvieto che sarei andato a suonare lì e adesso vedremo di organizzare questa data perché che cosa è successo? Questa copertina, dopo che è stato pubblicato il disco, il luogo in cui è scattata questa foto è stato riconosciuto da dei ragazzi di Orvieto e mi hanno scritto su Facebook e mi hanno raccontato anche la storia di questo negozio di dischi. Avevo visto questa insegna lì e mi sono fatto fare questa foto così, ma con un cellulare. Ed era un po' emblematica anche per il titolo, no? E forse sono pazzo perché era un negozio di dischi chiuso per cessata attività e quello fa anche capire, no? Un po' come la situazione della musica o comunque non più che della musica, del mercato musicale. A proposito di mercato, dove lo troviamo il CD così Ovunque, andiamo basta in caso non cavaccaio? dove. Esatto, anche dal giornalaio. No, scherzo, però in tutti i negozi di dischi, quelli che ancora sopravvivono, e poi Megastore. Poi, se in caso non doveste trovarlo, vi basterà ordinarlo. C'è anche online e poi in tutti i digital stores. Perfetto, allora grazie, in bocca al lupo per il Grazie tour, tu sei attualmente in giro a te. Sì. con un tour lunghissimo. Sì, andremo avanti tutta l'estate e poi prepareremo anche per l'autunno prossimo. Perfetto, allora in bocca al lupo. Viva il lupo! Ciao, Fan Week! Grazie.